Trapani, anziano ruba acqua da una fontana, denunciato dai vigili urbani. Mazzara, dopo le dimissioni di Cristaldi, la SRR è in cerca di un nuovo presidente. Trapani, chiusura temporanea di Birgi nel 2011, ecco come vengono suddivisi 5 milioni di euro. Mazzara, questa mattina in Capitaneria, passaggio di consegna tra Cetta e Giovetti. Mazzara è stata sicura 2015 nel TG Vallo ai consigli della Guardia Costiera. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Passaggio di consegne questa mattina alla guida della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Il capitano di fregata Davide Accetta ha lasciato il comando al capitano di fregata Giuseppe Giovetti. Il servizio. Passaggio di consegne questa mattina alla guida della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Il capitano di fregata Davide Accetta ha lasciato il comando al capitano di fregata Giuseppe Giovetti nel corso di una cerimonia svoltasi nel piazzale che si trova all'interno della sede della Capitaneria. Accetta lascia Mazzara dopo 11 anni di servizio, dei quali oltre 3 vissuti come comandante, per trasferirsi presso la Capitaneria di Porto di Siracusa. Il neo comandante Giovetti, campano, 45 anni, sposato e padre di una figlia, proviene dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, dove dal 2007 fino a pochi giorni addietro ha ricoperto vari ruoli, tra i quali l'ultimo in ordine di tempo è stato quello di comandante in seconda. Laureato in economia e commercio, il capitano Giovetti ha prestato servizio anche presso le capitanerie di Salerno e Vibo Valentia, nonché presso l'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Alla cerimonia di questa mattina ha preso parte, tra gli altri, il direttore marittimo della Sicilia occidentale Gaetano Martinez. È presente anche il vescovo della diocesi di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, che ha anche preso la parola per qualche minuto, nonché i sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazzara, rispettivamente Felice Errante e Giuseppe Castiglione, il vice sindaco di Mazzara Silvano Bonanno, il presidente del Consiglio Comunale Mazzarese Vito Cancitano, oltre a varie autorità militari. E sentiamo adesso al nostro microfono il neo comandante della Capitaneria Mazzarese. Comandante Giovetti, per lei è un giorno importante, l'insediamento ufficiale in una capitaneria importante come quella di Mazzara del Vallo. Mi accingo a iniziare un lavoro difficile per quello che è l'incarico di per sé del comandante del porto. Ancora più impegnativo, visto l'eredità che mi lascia il collega Accetta, a cui va riconosciuto un grandissimo lavoro svolto in questi anni, che ha consentito di ribadire il ruolo importante e glorioso di una capitaneria come quella di Mazzara del Vallo, sia nel panorama regionale che in quello italiano, nazionale. Il lavoro è duro, ci metteremo tutto l'impegno, tutto il sacrificio, tutta l'esperienza maturata in questi anni, sperando di poter contare ancora con la collaborazione delle altre forze dell'ordine, delle istituzioni e di un personale che sicuramente saprà supportarmi come ha supportato il comandante Accetta finora. Qual è il messaggio da far arrivare a tutti gli operatori che ruotano attorno al porto e al mare di Mazzara? Il messaggio è quello di una capitaneria pronta a lavorare al fianco di tutti i soggetti istituzionali e non, al fine di trovare quelle soluzioni tecniche e amministrative, per quelle che sono anche le nostre possibilità, le nostre competenze, le nostre risorse, per poter rilanciare un territorio che vive con il mare, attraverso il mare e attraverso il suo porto. Un anziano trapanese è stato denunciato ieri dai vigili urbani nel corso di un controllo del territorio. L'uomo è stato sorpreso mentre si approvvigionava illegalmente da una sorgente d'acqua pubblica attraverso un grosso tubo di plastica collegato a una fontana che giungeva dentro la sua abitazione in località Villa Rosina. L'anziano avrebbe ammesso che tale attività perdurava da diverso tempo e che non era mai stato stipulato un regolare contratto per la concessione di una presa d'acqua per uso potabile. Su iniziativa della sezione trapanese dell'Associazione Nazionale Magistrati, il 19 luglio si terrà al Teatro Antico di Segesta la rappresentazione intitolata Processo a Medea, madre omicida o moglie tradita. L'appuntamento è a partire dalle 18, l'ingresso è libero. All'interno del parco archeologico ci sarà anche un servizio navetta. L'iniziativa coinciderà con il 23° anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio del 92 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. In scena ci sarà tra gli altri il presidente nazionale dell'ANM Rodolfo Sabelli.
5 milioni di euro in arrivo nel Trapanese a seguito della chiusura dell'aeroporto di Birgi per le operazioni militari in Libia nel 2011, particolari nel servizio. L'ex provincia di Trapani ha stabilito in che modo verranno ripartiti i 5 milioni di euro che il governo nazionale ha stanziato per risarcire in qualche modo il territorio a seguito della chiusura nel 2011 dell'aeroporto Vincenzo Florio per via delle operazioni militari in Libia. Di tale cifra, 3 milioni e mezzo di euro, pari al 70% del totale, andranno all'Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese, mentre la parte restante, ovvero il 30%, verrà suddivisa tra i 24 comuni che fanno parte dell'ambito provinciale. Il relativo avviso è stato firmato martedì scorso dal dirigente Diego Maggi e segue la delibera del commissario straordinario del libero consorzio comunale Giuseppe Amato. Per quanto riguarda l'Airgest, la società dovrà presentare entro il 28 luglio un programma dettagliato sull'utilizzo di tali fondi, un vero e proprio piano che tra agosto e dicembre 2015 dovrà portare a un incremento del traffico passeggeri, nonché all'aumento del numero delle rotte nazionali e internazionali da e per lo scalo Florio. Il piano in questione dovrà essere sottoposto a formale approvazione da parte di Palazzo Riccio di Morano. Successivamente 3 milioni e mezzo di euro verranno versati nelle casse dell'Airgest in tre rate, sempre e comunque tenendo in considerazione i risultati positivi ottenuti per il territorio. Per quanto riguarda i comuni, invece, l'ex provincia ha già stilato la ripartizione ente locale per ente locale dei fondi a disposizione pari a 1,5 milioni di euro. A fare la parte del leone saranno Trapani e Marsala, a cui andranno 233.700 euro a testa. Seguono poi i comuni di Castelvetrano, Favignana e San Vito Lo Capo, 124.670 euro, Castellammare del Golfo, Erice e Mazara del Vallo, 93.510 euro, Valderice, 70.130 euro, Alcamo 46.750 euro, Custonaci e Petrosino 35.060 euro, Calatafimi, Campobello di Mazara, Paceco, Pantelleria e Salemi 23.380 euro, Buseto, Palizzolo, Gibellina, Partanna e Santa Ninfa 15.580 euro, infine Poggioreale, Salaparuta e Vita 3.900 euro. Tali somme dovranno essere utilizzate per incrementare flussi turistici in ogni comune attraverso iniziative di carattere turistico-culturale organizzate direttamente dalle varie amministrazioni comunali. Sono escluse però le attività a carattere religioso, le sagre e tutte le iniziative promosse dal Proloco. Ogni comune dovrà stilare un calendario per il periodo che va da agosto a dicembre. Anche in questo caso l'ex provincia valuterà ogni singola idea progettuale prima di assegnare fondi. I programmi stilati da ogni ente locale dovranno essere presentati entro il 28 luglio. Il comune di Mazara del Vallo ha ottenuto un finanziamento di 522.000 euro per la realizzazione di una pista ciclabile, lo rende noto il sindaco Nicola Cristaldi. La pista ciclabile sarà realizzata attraverso un finanziamento con i fondi PAC. Il progetto realizzato dal geometra Salvatore Ferrara prevede la realizzazione della pista ciclabile, la sistemazione della sede stradale delle vie Bessarione, del mare Mario Fani e lungomare Fata Morgana. La pista ciclabile, che si svilupperà lungo tutto il tratto oggetto di intervento, avrà una larghezza di circa 1,5 m. Si svolgerà lunedì prossimo a Bagheria a partire dalle 15 presso Villa Butera, la terza tappa del roadshow Filiera Ittica Siciliana. L'iniziativa è organizzata dal distretto produttivo della pesca COSVAP di Mazara. Durante l'incontro saranno presentati i risultati della sesta edizione, aggiornati al 31 dicembre 2014, del rapporto annuale sulla pesca ed acquacoltura in Sicilia. Il presidente del distretto mazzarese Giovanni Tumbiolo presenterà invece la quarta edizione di Blue Sea Land in programma a ottobre. Sulle spiagge marsalesi sono già operative due postazioni per i disabili, una per versante che consentiranno a quanti sono in carrozzina di potersi recare in spiaggia e raggiungere il mare, lo rende noto il comune. A questi, fanno sapere sempre dal comune, si aggiungerà un terzo scivolo che sarà posizionato nella spiaggia libera del Fortino. I club Service, Rotary e Lions inoltre hanno realizzato altre strutture per consentire l'accesso in spiaggia e in battigia delle persone diversamente abili in altre location.
Si è svolto ieri pomeriggio a Mazara del Vallo il flash mob organizzato da alcuni cittadini in occasione della ricorrenza del 60° anniversario della dichiarazione Russell-Einstein, con la quale alcuni scienziati il 9 luglio 1955 lanciarono la campagna per il disarmo nucleare. In Piazza della Repubblica sono stati letti alcuni brani del manifesto, così come è avvenuto anche in altre parti d'Italia. L'iniziativa mazarese è stata promossa da 6 donne. Parliamo adesso di rifiuti. Cosa succederà adesso all'SRR Trapani Sud dopo le dimissioni del presidente della società, il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi? Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, componente del CDA dell'SRR. Sindaco Errante, ancora pochi giorni ci dovrebbe essere il passaggio dal lato alla SRR. Intanto ieri le dimissioni del sindaco Cristaldi. Cosa succederà adesso? Cosa succederà? Lo prevede la legge, lo prevede l'atto costitutivo del consorzio. Il consiglio di amministrazione della SRR di fatto è decaduto, attese le dimissioni del presidente Cristaldi e il venir meno del terzo componente, che era Rosario Fontana, il già sindaco di Gibellina. Sicché la mia presenza minoritaria rispetto agli altri determina lo scioglimento dell'intero consiglio di amministrazione e i poteri sostitutivi medio tempore vengono di fatto svolti dal presidente del collegio sindacale, che so essere si è già insediato per avere ricevuto formale comunicazione, che convocherà quanto prima, ritengo i primi di agosto, proprio per consentire i tempi tecnici di convocazione, l'assemblea dei sindaci per procedere alla nomina di un nuovo amministratore, di un nuovo presidente dell'SRR. Dimissioni del presidente Cristaldi che scaturiscono non da una volontà politica o chissà da quali atti, ma sostanzialmente da una sollecitazione che l'ANAC riteneva che sindaci e amministratori, in attesa di un chiarimento normativo, non potessero svolgere gratuitamente in assoluta serenità tutte e due le cariche, e opportunamente il presidente Cristaldi, secondo me, ha fatto bene e ha rassegnato le dimissioni. L'assemblea i primi di agosto si esprimerà, ritengo giorno 4 se non ricordo male, si esprimerà sul nuovo presidente della SRR e tenteremo di porre fine a questa situazione di sfacelo rappresentata dall'alleato in Sicilia, che hanno determinato danni, hanno determinato debiti colossali e hanno determinato una gestione della raccolta dei rifiuti assolutamente insufficiente e non da terzo millennio. Auspichiamo l'approvazione del piano d'ambito quanto prima. Attendiamo che la Regione approvi la pianta organica già approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Sindaci e speriamo di poter dare un futuro più sereno non soltanto ai 300 lavoratori della Belice Ambiente ma anche alle comunità amministrate. Una situazione come quella che stiamo vivendo obiettivamente non rappresenta le nostre città per quello che meritano. Viviamo in una situazione non grave come quella palermitana ma quasi da terzo mondo. Le strade sono diventate di fatto impercorribili, stracolme di rifiuti non solo di urbani, perché riusciamo come sindaci ad asportarli con i provvedimenti contingibili e urgenti per ragioni igienico-sanitarie, ma piene di cartone, piene di lattine, insomma una situazione assolutamente insostenibile. Speriamo di potercene uscire quanto prima. Il circolo Articolo 21 di Trapani ricorda Santo della Volpe, presidente nazionale della Federazione della Stampa Italiana, morto ieri a causa di una malattia. Il circolo trapanese lo ricorda in particolare quando ad aprile scorso è venuto a moderare uno degli incontri all'interno del cartellone delle manifestazioni Non ti scordar di me, dedicate al trentennale della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile dell'85. Il circolo da ieri è cambiato nome, non più Circolo 2 Giugno, ma Circolo Santo della Volpe. Come ogni venerdì è arrivato il momento dei consigli utili della Capitaneria di Mazara del Vallo per un'estate più sicura. Oggi parliamo di acqua scooter e non solo. Sentiamo. Settimanale appuntamento con i consigli della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per un'estate più sicura. Oggi parliamo di acqua scooter e quant'altro. Per quanto riguarda gli acqua scooter, vediamo che essi possono navigare da una distanza di 500 metri dalla costa fino a un miglio, mentre invece il kitesurf da 300 metri fino a 1000 metri dalla costa. Pedalò e pattini invece possono soltanto navigare entro i 300 metri dalla costa. Mi raccomando di controllare anche quanto riguarda la canoa e i pattini che siano correttamente funzionanti per evitare pericolo di affondamento.
Quali sono le dotazioni di sicurezza che bisogna avere? Per quanto riguarda gli acquascooter, intanto bisogna avere la maggiore età e quindi avere la patente nautica. Poi bisogna indossare sempre un giubbino di salvataggio, un casco e delle scarpe antiscivolo. E poi anche un dispositivo di sicurezza per lo spegnimento automatico dell'acquascooter. Ricordiamo che per ogni emergenza c'è sempre il numero blu. Numero blu, numero 1530 per emergenze in mare. Memorie del mare, il titolo del libro che verrà presentato domani pomeriggio alle 18.30 presso l'ex chiesa di Sant'Ignazio a Mazara. L'iniziativa è promossa dal locale istituto euro-arabo in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttit. Il volume curato Sebastiano Mannia raccoglie gli atti del convegno internazionale tenutosi a Cefalù sul tema del mare e sui vari aspetti storici, economici, archeologici, letterari e socioantropologici del Mediterraneo. Alla presentazione interverranno tra gli altri il sindaco Nicola Cristaldi e il sovrintendente del mare Sebastiano Tusa. Apre i battenti domani a Mazara la Fiera del Ponente, organizzata dalla società Medifiere con il patrocinio del Comune. La mostra mercato dell'artigianato e del commercio si svolgerà presso lo spazio del Lungomare San Vito. La mostra mercato sarà aperta ogni giorno con ingresso gratuito dalle 18 all'1 e tutte le sere sono previsti spettacoli musicali. Ed ora una nota di sport atletica. Il mazarese Pino Pomiglia parteciperà domani alle 6 ore by night, gara che si svolgerà dalle 18 a mezzanotte a Capodorlando in provincia di Messina. Il podista, si legge in una nota, ha accettato l'invito di Chiara Sonzogno, organizzatrice della gara, alla quale prenderanno parte tra gli altri Giorgio Calcaterra, attuale detentore del titolo mondiale nel 100 km di ultramaratona, e Salvatore Calandriello, altro ultramaratoneta che cercherà di entrare nel Guinness dei record palleggiando con un pallone da basket per l'intera durata della gara. Siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera con inizio alle 21.30 trasmetteremo la seconda parte del saggio 2015 della scuola di danza in punta di piedi di Nadia Sciacchitano. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Thank you.